Il suo è stato un intervento molto prezioso, diciamo, da un certo punto di vista, perché ha spiegato che CFU, per i CFU è meglio rivolgersi alle università pubbliche, perché quelle telematiche cosa hanno che non possono fare, diciamo, cosa non possono garantire. Allora, le università telematiche, come ho detto, devono avere soprattutto lo status di università, non possono essere enti certificatori, quindi devono avere vari corsi di laurea, perché un'università si connota, ovviamente, se ha una pluralità di corsi. E poi, come dice il decreto, possono rilasciare soltanto 12 CFU in maniera telematica e non li possono rilasciare in presenza perché non hanno un accreditamento per essere università in presenza. Cioè, per il resto dovrebbero, per il resto dei CFU Rivolgersi mancanti, all'università quindi statale bisognerebbe oppure andare legalmente a riconosciuta. fare l'esame nell'università statale, No, praticamente. l'esame lo possono fare loro, diciamo, delle telematiche, ma per i 12 CFU che possono rilasciare in maniera telematica. Altro argomento importante è stato quello che durante il periodo formativo sono 400 euro nette e voi vi state battendo per permettere di far lavorare chi si sta formando, Sì, perché altrimenti sì. diventa difficile per ricchi, solo per ricchi. Certo. Questo è un punto che a noi sta molto a cuore, l'abbiamo dibattuto anche nella fase di formazione del decreto, perché o si lascia libera la gente di lavorare o quei 400 euro vanno arricchiti. Non si può pensare che oggi la gente, che molto spesso per poter svolgere la propria attività di insegnante, penso a una regione come questa, deve andare in altre città dove il costo della vita è molto alto, possa mantenersi con 400 euro al mese. Oltretutto il percorso dei 3 anni è un percorso molto complesso di studio, quindi è chiaro che non è che posso andare a fare il barista la sera. Certo. È ovvio quindi che possa continuare a fare il lavoro che facevo prima o quantomeno quel salario debba essere aumentato. Dobbiamo chiarire come si arriva a questo percorso di 3 anni. C'è un C'è un concorso? concorso per la prima volta senza nessun requisito che non siano i 24 CFU, perché prima ci voleva l'abilitazione per il concorso a cattedre oppure la specializzazione per il sostegno. Ora io, avendo i 24 CFU, affronto il concorso e dopodiché comincio il percorso che mi darà l'abilitazione e mi darà quelle competenze necessarie ad affrontare l'anno di prova. C'è anche da dire che ci vogliono degli esami integrativi per chi ha fatto le lauree del vecchio ordinamento, e questo Sì. pure è da specificare. Allora, ecco, questo qui sì, è da specificare, ringrazio di avermelo ricordato. E certamente però noi dobbiamo ricordarci un fatto, che dal 2016 sono cambiate le classi di concorso. E quindi, al di là del fatto che io abbia fatto il nuovo vecchio ordinamento, anche se ho fatto il nuovo ordinamento, io potrei avere una laurea che non mi consente di insegnare niente. Penso a diritto, che prima con la laurea in giurisprudenza insegnavi, oggi con scienze giuridiche, se non fai certi esami, non puoi insegnare. Quindi, gli esami comunque andrebbero affrontati per poter comunque insegnare, e nello stesso tempo, ovviamente, se voglio fare il concorso, maggiormente io devo prendere sia i CFU che mi Certo. mancano per la laurea, sia quelli che ovviamente mi servono per il A percorso. chi bisogna rivolgersi per capire quali sono gli esami da fare? Allora, io faccio la pubblicità ad un marchingegno che abbiamo noi sul sito, che immediatamente digiti la tua laurea e ti dice per quali classi di Ah, concorso puoi diciamo insegnare. il sito. È quello dell'FLC-CGL, Ecco, a benissimo, si cui va lì abbiamo e. avuto un passaggio di tantissimi click, perché lì ti dice immediatamente quali sono anche i crediti che ti mancano.